Ancora in diretta con Campionato dei Campioni, in linea con noi il presidente della Lega Pro, Mario Macalli. Stiamo facendo il punto su questo autentico bagno di sangue che si verificherà quest'estate nel calcio italiano. C'è una domanda da parte di Cesare Malnati. Cesare. Buonasera presidente, io adesso non vorrei farle una domanda troppo cattiva, tuttavia le cose che sta dicendo lei io le sto sentendo da molto tempo e sostanzialmente ritengo anche che siano condivisibili. Tuttavia lei ha detto più volte, per esempio, io ho fatto la tal proposta e naturalmente me l'hanno bocciata, eccetera, eccetera. Voglio dire, allora, a questa stregua una via ci sarebbe, ma perché lei non dà le dimissioni? E in ogni caso, non sarebbe il caso di ideare una protesta clamorosa come potrebbe essere quella di non cominciare il campionato? Voglio dire, se le risposte sono quelle deludenti che lei sta denunciando, mi pare che l'unica strada sia quella di andarsene. Guardi, io non ho mai visto nessuno fuggire davanti a responsabilità che non ha, non per avere una sedia, perché la nostra sedia è a zero lire, per cui si immagini, io faccio la professione, lavoro tutto il giorno e lavoro 10 ore al giorno, ogni ora che recupero e tolgo al calcio vuol dire guadagnare di più, quindi io che nasco con questa categoria, prima da dirigente di società per 30 anni e poi da dirigente federale, non lo chiedo a me di dare dimissioni, ma lo chiedo a qualcun altro. Io sono anziano, posso anche dare dimissioni. Vedo che anche lei rispecchia il costume italico per cui nessuno se ne va mai a casa. Di me. C'ha poche idee, ma le ha ben confuse. E quindi non lo chieda a me. Ma io lo chiedo a lei, perché è lei che denuncia una situazione all'apparenza irreparabile. Che cosa ci sta a fare a questo punto? Non è facendo gli scioperi, è valutando le cose come devono essere valutate e attribuendo le responsabilità a chi le ha. Le ho detto prima. Qui c'è gente che ingrassa come maiali. Non esiste oggi in Italia un'impresa che guadagna come il calcio di Serie A. Presidente, restando al suo posto, qual è il rimedio a questo punto che lei individua? Visto che quelli che ha proposto finora non sono serviti a nulla. Vediamo in grafica quelli che abbiamo messo in redazione. Intanto la risposta di Macalli. Presidente. No, io le ripeto, io le ho detto esattamente quello che penso. Non è facendo gli scioperi che risolvono i problemi. È che questo è un calcio, ripeto, che la democrazia è fatta di numeri, non è fatta di cose strane. Noi dobbiamo fare una battaglia al nostro interno, cercare di capire cosa si sta verificando. Fate presto a capire, perché sono 10 anni che questa è la situazione, presidente. Ci sono società che sono già fallite 4-5 volte, quindi sarà meglio fare presto, perché non so che cosa continuiamo ad aspettare. Perché le continuano a riammettere? Mi scusi, perché? Ma io questo non lo so, però il presidente della Lega di Serie C è lei, quindi a questo punto, visto che le sue istanze sono sempre. Io le riammette la federazione. Lo so, ci mancherebbe altro. Lo so, ma lei faccia un gesto clamoroso. Va bene. Gaia Brunelli, giornalista di Radio Milan Inter. Gaia. Sì, buonasera. A me sembra più che altro che manchi della comunicazione, perché quello che lei sta dicendo a noi, francamente, è qualcosa di molto importante. Cioè, una dichiarazione quasi, insomma, di una guerra, di qualcosa che non funziona all'interno vostro, perché più che altro, insomma, uno sta a guardare, intanto queste società non riescono a iscriversi, non hanno i soldi, pagano gli stipendi, cioè problemi seri ovunque, e qui si dice sì, però non sono io a dovermi dimettere, e questo è un punto, signore, la soluzione federale. Non c'è, e come non c'è? È una discussione costruttiva. Tutti! No, tutto. E beh, così ricominciamo da capo, perché c'è una situazione a marcia. Però insomma, magari un dialogo interno in cui uno dica la situazione è questa, voi marciate con la Serie A e io ci rimetto con la Lega Pro, insomma mi sembra quantomeno necessaria, no? Mi scusi, Simpa. Lei ha toccato un tema importante, questa è un'impresa e lei non ha mai visto a fine del mese uno che lavora e non pigliare i soldi, io non ho mai visto, lo vedo solo nel mondo del calcio. Cose denunciate in questo periodo, guardi, parte dell'AIC, ma hanno ragione loro, non si può arrivare a fine mese e forse pagherò, qui devi pagare. E noi abbiamo le società di Serie A ancora oggi che parlano di flussi di cassa, ma dove stanno i flussi di cassa? Se loro non pagano perché aspettano i flussi di cassa, io che non ne ho, cosa devo fare? Le ho detto prima, devono farmi vedere prima i soldi. Però quando presidente, lei quando dice queste cose cosa le rispondono? Lo devono pagare. Noi non siamo neanche in grado di pagare i giocatori a fine mese. È uno scandalo. Allora mi si dice tu devi fare qualcosa. Senta,
io ho perso la voce per fare qualcosa, credo di fare, sbaglio 100 volte al giorno, ma su queste cose responsabilità ne ho meno di zero. Bucchioni. Presidente, scusi, però io non capisco, lei mi può aiutare, ma che interesse ha il calcio, quello che lei sta dicendo non vuole fare nulla, a tenere una Serie C, io la chiamo sempre Serie C, una Lega Pro, in stato comatoso da anni? Che interesse, questo, che interesse ha? Sì, Lega Pro. Comunque, vuol dire, che interesse ha la Serie A e la Serie B a tenere in stato comatoso delle serie inferiori in questo modo? Questo non capisco, questo passaggio. Ma guardi che il calcio italiano è complesso, il calcio italiano non è solo la Serie A che è importante perché è trainante, una volta si giocavano le schedine, oggi non si gioca più neanche quelle perché si prende la cifra forfettaria che il CONI bontà sua ci dà, eccetera, perché viene tutto da una legge finanziaria dello Stato. C'è una Serie B che non si capisce perché sta in piedi, quando uno mi spiega che funzione ha la Serie B, io sono anni che chiedo per la Serie mia una mission, fatemi giocare con al massimo 3-4 giocatori che superano i 24 anni, glielo vado a dire all'associazione calciatori se ne dicono di sì o se ne dicono di no, certo. Glielo vado a dire. Sì, ma allora è peggio non prendere gli stipendi. È molto complessa la cosa, non è semplice. Se non abbiamo una missione, ce lo chiediamo anche noi, cosa stiamo qui a fare? Vorrei cercare di... dilettantistico a 164 squadre, che per fare un campionato, e si chiama dilettantistico, costa 1,5 milioni di euro per società. Ma che ci vogliamo pigliare in giro noi col calcio italiano? Ma lei quando dice queste cose... Ha ragione la signora, noi manchiamo di comunicazione, queste sono le verità. Ma appunto, riferito alla comunicazione, poi che cosa le rispondono dall'altra parte? Cioè, quando lei dice queste verità, che sono verità di una realtà diversa dalla Serie A, cosa le rispondono? Rispondono l'ultimo consiglio federale. Il presidente federale ha fatto una proposta di non tesserare più di un extracomunitario. Il Consiglio federale democraticamente. Però ha oggi Maurizio per Beretta, quello, che è il nuovo presidente della Lega. Per quello. Guardi cosa sta succedendo in Italia per un extracomunitario in meno. Non vengono in Consiglio federale, convocano le assemblee, offendono tutti quelli che stanno seduti lì. Di cosa stiamo parlando? Di che cosa? Presidente, lei questa sera sta dando l'impressione di un'impotenza totale che è la peggiore che ci possa verificare. Il suo messaggio questa sera è devastante perché sta dando l'impressione di una totale impotenza che io posso anche ritenere esatta da parte sua, però il messaggio è devastante. Anche perché, scusa, aggiungo, non più tardi di pochi giorni fa un presidente di una di queste società ha ingaggiato un giocatore di 38 anni a 150.000 euro di contratto. Ma allora a questo gli va detto qualcosa? Io so, scusi, un calciatore... Forse lei non ha capito quello che ho detto prima io, ma l'ha capito di sicuro. Le ho detto che stanno al mercato a prendersi gli elefanti del Circo Orfei, No, ho capito, ma lei è presidente di questa società. Ma io non posso dire a un imprenditore di fare qualche cosa se lui lo può fare. C'è un codice civile, cioè io posso stigmatizzare, dare delle linee di indirizzo. Quello che io distribuisco 16 milioni di euro di contribuzione che mi arriva dalla Federcalcio soltanto ed esclusivamente a chi fa giocare giovani italiani. Quello che ha preso il 38enne prende 0 lire. Cosa devo fare di più? Sono l'unica categoria, l'unica componente che dà soldi a chi impiega giovani. Il resto li danno a pioggia. Gianluca Tizzi ci conferma questa... Era il motivo della mia domanda... La mia domanda era proprio questa, forse mi sono spiegato male definendo il premio delle valorizzazioni, io parlavo proprio di questo contributo. Cioè che ci sono che ancora tanti club in Serie C che prendere il giovane promettente vanno a prendere il vecchio Matusa. La prima volta che sono venuto in trasmissione ho scherzosamente detto non parlo del mio lavoro. Però mai come oggi questo argomento è di attualità perché io oggi ho cercato di trovare un ingaggio a un giovane 89 che viene da un, non faccio nomi e cognomi, che viene da un ottimo campionato di Serie D e tutte le società di C che oltretutto hanno l'obbligo di fare giocare, se non sbaglio Presidente, almeno 2,89, sono lì che mi dicono non sappiamo se ci iscriviamo, non sappiamo se il 14 e il 15 ci saranno, per cui questa è un po' la situazione. Allora Presidente, noi siamo in chiusura di blocco, volevo solo sapere una cosa che abbiamo letto sui giornali questa mattina, si va verso una riduzione degli organici in Lega Pro? È questa la soluzione che si troverà? Ci saranno meno squadre nei gironi? Quest'anno ha riprogrammato i ripescaggi a certe condizioni. È evidente che se qualcuno non si presenterà a fare quello che la norma prevede per i ripescaggi, giocheremo con meno squadre.
Perfetto, allora questa notizia ce l'ha confermata. Non c'è il minimo dubbio. Va bene, noi la ringraziamo Presidente, naturalmente speriamo presto di averla qui con noi, magari... di avermi ascoltato anche con foga perché sono veramente sconvolto in questi giorni qua. Ci fa piacere, speriamo un giorno di averla qui con noi, insomma, per commentare notizie, speriamo anche più... quando ho un minimo di tempo che rubo anche alla mia attività. Va bene, grazie al Presidente della Lega Pro, Mario Macalli, sappiamo che ci stanno ascoltando diversi colleghi e queste dichiarazioni andranno sicuramente in agenzia. A breve, noi adesso andiamo in pubblicità perché dovremo parlare di un club che non è in crisi ma che non sta facendo assolutamente il mercato, vero Alessandro Iacobone? Parliamo del Milan, naturalmente. Hanno preso Santo Nocito. Pubblicità, a tra poco.